Palta è pronta ad ospitare la decima edizione del Borgo in Festa. Quattro serate dove si alterneranno momenti di musica, divertimento, animazione per i più piccoli e enogastronomia. Questa sera l'associazione ricreativa Ripalta e i suoi amici presenta il ricco e nutrito programma dell'evento. Sindaco, decima edizione del Borgo in Festa, una festa ormai che si è consolidata qui a Ripalta. Non soltanto si è consolidata, diciamo che ormai è un appuntamento tanto atteso non soltanto dai ripaltesi ma più in generale da tutti qua nel circondario, quindi anche non solo dai residenti del comune di Cartoceto, perché è sicuramente una festa della tradizione, una festa popolare molto apprezzata non soltanto per quelle che sono le eccellenze enogastronomiche che vengono particolarmente valorizzate durante questa festa, visto che si tratta di eccellenze prettamente locali che vengono prodotte in questo territorio da importanti aziende agricole, ma anche perché più in generale tendono a valorizzare questo borgo storico, che è comunque importante per, cioè anche per quelle che sono le politiche di valorizzazione del territorio, anche perché no, di promozione turistica del nostro territorio stesso, cioè del territorio di Cartoceto. Oggi tra l'altro celebriamo anche quello che è il 50° dell'inaugurazione della chiesa dei Santi Biagio e Cesareo di Ripalta, unita tra l'altro quest'anno nell'occasione del decimo anno del Borgo in Festa anche dalla presentazione di un libro da parte dell'associazione Ripalta e i suoi amici, che un po' ripercorre tutti quelli che sono i tratti caratteristici del borgo, per l'appunto, di Ripalta e anche dei suoi abitanti. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare non soltanto l'associazione che ha promosso e sostenuto pubblicazione di questo libro, ma anche il suo autore, il professor Giovanni Pelosi. E quindi come per l'appunto avrete avuto modo di capire, è una rievocazione storica che in qualche modo, come dicevo, valorizza tutta quella che è la parte enogastronomica, ma al tempo stesso è anche particolarmente attenta anche alla valorizzazione del patrimonio culturale che questo piccolo borgo può comunque sfoggiare, a garanzia, ovviamente, come dicevo prima, per Cartoceto di un'ulteriore rete, un'ulteriore proposta da un punto di vista culturale e turistico. Io ho cercato sempre di battermi per farvi riconoscere il patrocinio della regione, del consiglio regionale e un contributo. Perché? Lo vorrei spiegare, perché poi sono soldi pubblici, quindi è bene che sono i miei. Abbiamo sempre riconosciuto il contributo e il patrocinio a questa festa, perché questa, come altre feste, hanno un valore che va al di là dei soldi, che pochi o molti che riusciamo a dare. Hanno un valore perché legano la gente di questo posto a un'identità, a una storia e a dei simboli. Così come avete fatto con la statua Legna, io ero qui il 2 agosto del 2015 quando è stata riportata, questi simboli valgono molto, al di là della ricollocazione storica importante, della ricerca di Battisti e di Pelosi, che sono veramente apprezzabili e molto importanti, perché con quei simboli si crea l'identità che ci fa stare insieme. Un'importante festa, ovviamente si va sempre più a consolidare nel borgo di Ripalta, è giunto la decima edizione, è un grande traguardo. Ma è una festa che la Regione Marche e il Consiglio regionale ha sempre sostenuto. Io mi fregio, insomma, di essere tra coloro che sono amici di Ripalta e da quando è nata siamo sempre stati a fianco come Regione Marche e come Consiglio regionale a questa iniziativa, dandogli il patrocinio e anche un contributo, anche se, diciamo così, i nostri importi sono piccoli, però un segnale di attenzione verso questa festa, verso soprattutto quello che rappresenta per questa comunità, il fatto di ritrovarsi intorno a dei simboli come la Madonna di Campo dei Fiori, come la chiesetta di Santi Biagio e Cesareo, così come questa associazione che è nata tra amici che sono nati o comunque hanno vissuto qui a Ripalta, e quindi questa esigenza di ricordare, di avere dei simboli intorno ai quali creare una identità, secondo noi è davvero molto importante ed è uno di quei valori nella diversità, perché la Regione Marche è ricchissima di posti, di luoghi come questo. Questa identità è importantissima per la crescita delle nostre comunità. Questa comunità è particolarmente viva, vivace, ha un forte volontariato ed è giusto stargli accanto. Ringrazio tutti gli intervenuti, i volontari che già Sofia ha citato, alcuni sono in lontananza, alcuni sono in primo piano, alcuni sono ancora dietro le quinte.
a lavorare, preparare, perché là c'è una tavolata che poi ci aspetta. Quindi volevo ringraziare anche tutti gli sponsor, che alcuni sono presenti, alcuni non sono ancora arrivati, arriveranno dopo o forse non arriveranno, però l'invito è stato esteso anche loro, perché senza il loro contributo, il loro sostegno non riusciremo. Dunque entriamo nel vivo della festa, 4 serate molto importanti. Presidente, quale sarà il programma? Allora, il programma è giovedì 8, e daremo inizio al nostro evento con la presentazione del nostro nuovo libro, il primo libro, sulla storia di Terre di Uomini, intitolato così, realizzato dalla mano di Giovanni Pelosi, l'architetto Battisti, e Rossella Bevilacqua. Noi finanziamo questo libro perché ci crediamo da tempo, e insomma lo vogliamo da tempo. Siamo finalmente riusciti a trovare i fondi adeguati e in questa fase faremo la presentazione giovedì 8. Venerdì 9 inizieremo con l'esibizione della scuola di ballo locali, New Dancing Time di Lucrezia e New Latin Academy. E balli di pop e breakdance, dove i nostri figli militano tutto l'anno, diciamo così, e successivamente inizieremo le danze con latine, con chi con ritmo, DJ fino a notte fonda e stand gastronomici dalle 19. E sabato faremo alle 19 l'apertura degli stand, alle 20:30 esibizione della scuola di ballo My Dance di Graziano Bruciati e alle 21:30 inizio del ballo con Andrea e Valentina Fiorentini. Alle 11 circa gemellaggio simbolico con la COP Tre Ponti, e quindi faremo questo scambio di doni, questo scambio simbolico di rispetto reciproco. Collaboriamo insieme tutto l'anno e quindi ci piace renderlo pubblico, insomma, in questo modo. E domenica 11 invece apriremo con una scuola di ballo, con un'altra scuola di ballo, Dream Dance Marche, dove molti di noi ballano tutto l'anno, insomma si esibiscono e la frequentano. Praticamente alle 20:30 scuola di ballo My Dance, Dream Dance Marche, scusa, Dream Dance Marche, e alle 21:30 il ballo con l'orchestra Vincenzi. Domenica avremo in più rispetto agli altri giorni la presenza del Club 500 Pesaro, quindi avremo un po' di 500 che arrivano, faremo un'esposizione e li avremo ospiti a cena. Tutte e tre le sere avremo l'aria gonfiabile per i bambini, il trucco a bimbi, insomma abbiamo pensato per i grandi e abbiamo pensato anche per i più piccoli. Ci sarà la mostra fotografica all'interno della chiesa e avremo ospite almeno due sere un espositore produttore di salumi di Preci, purtroppo meno fortunato di noi. Facciamo questa sorta di beneficenza e lo facciamo all'interno del nostro parco. Dunque, Presidente, un programma ricco, variegato, ovviamente in queste edizioni con il ricavato avete realizzato delle opere molto importanti. Esatto, quest'anno è la nostra 10ª edizione e in 10 anni abbiamo accantonato un po' di fondi per poter affrontare e migliorare il nostro piccolo borgo. Nel tempo abbiamo realizzato, riposizionato la croce, la storica croce qua sopra il paese, e era da tempo che mancava, l'abbiamo riposizionata nuova. Poi abbiamo realizzato la scalinata davanti alla chiesa, quindi era tutta frammentata, le intemperie, l'abbiamo realizzata con un muratore che è il nostro socio. Successivamente, l'anno successivo, abbiamo fatto la recinzione della chiesa, perché anche quella era un po' arrugginita, un po' trasandata, logorata dal tempo, e l'abbiamo rifatta da nuovo. Poi viene l'anno che abbiamo riposizionato la statua della Madonna Ligna, che ne abbiamo parlato anche prima in chiesa, sulla teca, quindi abbiamo realizzato l'impianto d'allarme, la teca, insomma, e l'abbiamo riposizionata nel suo originario posto con le formelle, con la completezza delle formelle. L'anno successivo abbiamo appunto ripreso i fondi per migliorare l'impianto elettrico della chiesa, che era anche questo logorato dal tempo e via. E poi abbiamo ristrutturato l'antico lavatoio qua sulla strada per arrivare,
l'abbiamo praticamente sventrato, rifatto tutto da capo con il tetto, le travi, la pompa e quant'altro. Poi abbiamo fatto la certifica della Madonna Linea, quella che avevamo parlato poco fa, riposizionata con le sue formelle nella posizione originale. L'abbiamo prelevato un pezzettino di legno e l'abbiamo avuto con la collaborazione del parroco e della parte ecclesiastica e abbiamo realizzato la certifica della costruzione della statua lignea, del legno con radiocarbonio. Quest'anno, che è il decimo anno, abbiamo invece realizzato un libro che dicevamo prima, Storia di Terre e di Uomini, che quindi tutta la storia di Ripalta, che da quando io non ero ancora nato, insomma i miei antenati, ci sono delle mappe ancora in bianco e nero, quindi è una storia che va molto indietro nel tempo. Un libro bellissimo, ricco di contenuti, di alto livello e insomma ci piace e per questo ecco perché giovedì 8. Concomitanza con la decima edizione del Borgo in Festa, un altro anniversario molto importante è quello del 50° della chiesa. Sì, sono 50 anni che è stata costruita questa nuova chiesa di Ripalta. Esisteva già una chiesa del XIII secolo che si trova nella zona antica di Ripalta, dove c'è il vecchio torrione di quello che fu il castello di Ripalta, uno dei tanti castelli della zona qua in questo territorio. E la chiesa era costruita su un materiale tufo, per cui ha avuto tanti problemi di stabilità e quindi si decise 50 anni fa di costruire questa nuova chiesa in questo terreno che era della curia. Questo permise di avere sia un risparmio dal punto di vista economico, ma soprattutto alla lunga abbiamo visto che è stata una scelta felice, perché è l'unica chiesa, almeno della parrocchia di Cartoceto, perché Ripalta fa parte della parrocchia di Cartoceto, con un terreno così ampio che permette diverse iniziative, dalla festa di San Biagio del 3 di febbraio a questa festa che ormai è 10 anni che i ripaltesi fanno. E quindi abbiamo voluto, in occasione anche della conferenza stampa della decennale, anche se non è proprio il giorno preciso dei 50 anni, farlo insieme. Questa è testimonianza del rapporto che comunque lega la Chiesa appunto con la festa. Ma i fondatori e gli appartenenti all'associazione Ripalta e i suoi amici sono, la maggior parte sono del territorio. Abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, infatti il terreno viene dato così all'associazione, ma l'associazione in questi anni è intervenuto diverse volte con dei progetti. Cito quello più importante, oltre alla recinzione, hanno rifatto la scalinata, però nel 2015 hanno realizzato la teca blindata, per cui abbiamo potuto riportare l'immagine della Madonna di Campo dei Fiori del XIII secolo qui nella sua collocazione originaria, che è la chiesetta di Ripalta. Quindi c'è una collaborazione continua, un ottimo rapporto, la maggior parte sono parrocchiani oltre che amici. Un altro aspetto importante che caratterizza questa edizione del Borgo in Festa è appunto la creazione di un libro che tratta appunto delle storie di uomini e donne nati appunto nel Borgo di Ripalta. Sì, dunque è un libro che proviene da lontano, nel senso che ormai è da circa 5 anni che ci lavoro, per il quale ho dovuto girare naturalmente molti archivi da Roma a tante altre, no, della nostra località e anche fuori, e quindi è una novità chiaramente per Ripalta, su cui non si è mai scritto nulla, e in questo libro ho percorso le varie vicende dalla nascita dell'antico castello fino ad oggi, cogliendone gli elementi fondamentali. E, se vuoi, in particolare la cosa che più mi ha coinvolto, perché non esiste un libro
che tratteggia in maniera puntuale la storia delle confraternite è proprio aver lavorato sulle confraternite, tanto che nel libro ci sono ben 60 pagine dedicate a questo specifico argomento. Ovviamente la presentazione del libro avverrà in una data ben precisa e quale sarà la modalità di accesso per tutti coloro che vorranno partecipare? Dunque, ma il giorno della presentazione è l'8 chiaramente di questo mese, quindi giovedì prossimo alle ore 21, sempre in questo punto nel quale ci troviamo, cioè appunto di fronte alla chiesa, ormai per il 50° si è festeggiata, e quindi si deve dire un grazie molto sentito all'associazione Ripalta e i suoi amici che hanno finanziato il libro e mi hanno sempre in qualche modo aiutato nelle varie fasi della ricerca del lavoro. Importante del territorio è appunto quella contraddistinta dalla Proloco di Cartoceto, che ovviamente è presente anche per questa iniziativa. Ma la Proloco è presente su tutto il territorio del comune di Cartoceto, perché Proloco per il luogo e per un comune. Noi partecipiamo, collaboriamo con tutte le associazioni che ci sono su questo territorio. È naturale che il ruolo della Proloco è un ruolo diverso da un'associazione come questa. Questa è su un micro territorio che è Ripalta, importante, forse era la frazione più importante Ripalta del comune di Cartoceto, poi dopo è arrivata Lucrezia. Se noi andiamo a prendere esempio da Ripalta, deve sapere che per esempio Ripalta è l'unico castello che forniva gli artigiani per il comune di Cartoceto. Cioè, la gente non sa, però questa è la realtà. Cioè, se lei va a vedere tutti gli artigiani di Cartoceto, non so, i calzolai, i sartori, il maniscalco, e venivano tutti da Ripalta, perché da Ripalta poi si passava nel capoluogo, no? Ok. Ma la Proloco di Cartoceto lavora a Lucrezia, lavora dove c'è da lavorare con le altre associazioni. Noi non possiamo esimerci di non collaborare con tutti, perché è il nostro, prima di tutto, grande prestigio di far crescere tutto un territorio. E io fin dall'inizio ho sempre sostenuto questo, anche se è difficile oggi far capire ciò che la Proloco fa, perché molte volte le associazioni si vedono, la Proloco è più di dietro, fa quelle cose che non servono. Cioè, noi siamo in stretto contatto per esempio con l'amministrazione comunale, noi abbiamo, grazie al comune, ci dà l'opportunità di avere degli uffici, dove c'è anche dentro la Proloco di Cartoceto c'è anche un'altra cosa importante, poi lei deve sapere che c'è la sede delle Proloco provinciali. Cioè, sono cose importanti. Chi mi ha preceduto, Giuliano Grossi, è stato consigliere nazionale dell'UMPRI, cioè la Proloco di Cartoceto fa qualcosa per un intero territorio. Ecco, questo è importante che lei sappia. Durante il suo intervento nella conferenza stampa che si è svolta poc'anzi, ha ribadito molte volte che lei è orgoglioso appunto di far parte di questa intera comunità. Ma non sono orgoglioso, io sono parte integrante, cioè io vivo insieme a loro e non sono io, che ho avuto la fortuna di girare veramente il mondo e credo di aver dato un mio piccolo contributo per far conoscere queste terre, Cartoceto in primis, ecco. Importante intervento fatto dall'associazione La Via della Seta è stato quello appunto di reperire un po' le testimonianze che poi sono state inserite appunto nel libro. Sì, le testimonianze partono da un progetto che abbiamo fatto con gli amici di Ripalta,
nel cercare di capire quella che è la storia di questo borgo, e questo è dovuto unicamente al fatto che questi ragazzi hanno riportato in auge un territorio che non voglio dire che era dimenticato, però con questa festa che è arrivata al decimo anno, diciamo che questo borgo si è rivalutato tantissimo. Allora, in accordo con loro, già da 4 anni lavoriamo dal punto di vista storico, lavoriamo su quelle che sono le testimonianze. Abbiamo iniziato 4 anni fa intervistando i più anziani. È stata una serata bellissima perché con degli aneddoti legati al tempo che fu, cioè siamo partiti dai primi del Novecento con le testimonianze. Poi l'anno successivo abbiamo intervistato i figli di questi personaggi e sono quelli tra l'altro che hanno anche dal punto di vista economico portato avanti cose molto importanti qui. Adesso non faccio nomi per non lasciarne indietro qualcuno, però è stata una cosa molto interessante perché abbiamo capito bene com'è la struttura socio-economica di questo territorio e quindi culturale e storica. Anno scorso abbiamo fatto un passo avanti ancora, abbiamo fatto un filmato usando la tecnica del drone, quindi abbiamo ripreso questi territori bellissimi e parlato anche lì di storia e siamo riusciti a portare, ed è stata una cosa bellissima, vuoi anche per una mia personale conoscenza, quello che da un documento storico del 1400, quando un papa, che adesso non ricordo effettivamente il nome, diede in concessione ai conti Gabrielli di Fano il castello di Ripalta. Quindi il castello di Ripalta era di proprietà dei conti Gabrielli e io ho portato il conte Gabrielli, la Via della Seta ha portato il conte Gabrielli in persona, adesso non ha più il titolo, però ancora esiste i conti Gabrielli di Fano. Quindi è stato un momento anche dal punto di vista sentimentale molto importante. Quest'anno noi, visto che il professor Pelosi è un socio della Via della Seta insieme a Battisti e lui poi è il vicepresidente, presentiamo questo libro, lo presentiamo giovedì 8 alle ore 21 in questo borgo e sarà un momento molto interessante, primo innanzitutto perché Pelosi ci ha lavorato 5 anni, 6 anni quasi, quindi va dato atto e merito a una persona che lavora per una cosa così importante, un libro. Poi se però pensi al territorio, al borgo piccolo di Ripalta, a cui viene dedicato un libro, la cosa acquista un'immagine molto grossa per il livello del borgo. Però voglio dire, noi ci prestiamo volentieri perché siamo un'associazione culturale e dare una mano a questi ragazzi che si impegnano così tanto anche e noi gliela diamo dal punto di vista culturale, è una cosa che ci gratifica tra l'altro anche a noi. Quindi giovedì sera c'è questo appuntamento, presentiamo questo libro, poi cosa faremo nel 2020, vabbè, ve lo diremo un'altra volta, ma ci abbiamo già qualche idea. Una notizia molto importante è quella dell'arrivo della statua, l'abbiamo già precedentemente parlato, ovviamente ad oggi ricorrono appunto degli aggiornamenti. Sì, esatto, la statua della Madonna di Campo dei Fiori, che è stata sempre qui a Ripalta, però dopo una vicenda di furto e ritrovamento è stata conservata nella parrocchia di Cartoceto e nel 2015 si sono create le condizioni per riportarla qui a Ripalta. Abbiamo realizzato, io ho progettato una bacheca blindata che è stata posta all'interno della chiesa qui a Ripalta e con una cerimonia solenne è stata riportata a Ripalta. Attualmente come si presenta la condizione appunto dell'intera statua? Sì, la statua è stata restaurata dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Urbino ed è stata riportata alla sua, diciamo, condizione originale, perché aveva subito delle integrazioni però non congrue con lo stile della statua. Adesso è conservata qui a Ripalta in modo abbastanza sicuro.